Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto al melograno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, acqua, lato vegetale bimbi, burro, spumante, chicchi di melograno, olio evo, scalogno, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i chicchi di melograno. Ed azionare il bimby per 15 secondi a velocità 7. Filtrare con un colino e tenere da parte il succo. Mettere nel boccale lo scalogno ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Unire l'olio. Ed insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il riso. E tostare per 2 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungere lo spumante ed azionare il bimby per 1 minuto 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungere il succo di melograno. L'acqua. Il dado, il pepe, il sale, mescolare al fondo con la spatola, e cuocere per 15 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il parmigiano il burro ed azionare il bimby per 2 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, impiattare e servire. Risotto al melograno. Grazie e alla prossima ricetta!